E ora le notizie del giorno. Da domani sarà sperimentata una nuova forma di scuola mai vista prima, dove gli insegnanti saranno sostituiti da sistemi di intelligenza artificiale. Chissà come saranno davvero un prof in classe. Già, è la cosa che mi stupisce di più, è che alla prima ora abbiamo tedesco. Come fa un sistema di intelligenza artificiale a insegnarci qualcosa di così complesso come una lingua? Ma in realtà non c'è molto da stupirsi, basti pensare a Google Traduttore. È l'esempio che anche un computer può padroneggiare una lingua. Siamo onesti. Chi di voi non l'ha mai usato? Ma sì, d'accordo. In realtà anche io sono molto scettica su questa questione. Translator è un metodo molto comodo, ma non si può pensare di ridurre la lingua a un sistema senza cervello proprio. Esatto, e poi diciamocelo, l'intelligenza artificiale resta intelligente fino a un certo punto. Beh, immagino ci resti solo da scoprirlo. Buongiorno. Buongiorno ragazzi, prego sedetevi. Ora proietterò un codice alla lavagna. Scannerizzatelo per aprire il materiale per la lezione di oggi. In seguito rispondete alle domande del test finale. Io registrerò le vostre risposte e vi manderò una correzione istantanea. E voi questo lo chiamereste insegnare? Andiamo proprio bene. Non dovreste sminuire l'intelligenza artificiale in questo modo. Si tratta di software molto sofisticati che in meno di un secondo sono in grado di fornire informazioni quasi sempre accurate. Se non è intelligenza questa? Sì. Ma ragazzi, smettetela! Perché non andiamo a chiedere a un po' di gente in giro a Sondrio cosa ne pensano? Secondo te l'intelligenza artificiale potrà mai sostituire un professore? A parer mio non potrà mai sostituire l'insegnamento che può essere trasmesso da una persona a un'altra, però di sicuro potrebbe essere utilizzato a fianco del professore per permettere all'alunno di capire meglio. Crede che l'intelligenza artificiale potrà mai sostituire un professore? Spero di no, o almeno non nei prossimi anni. In che misura dovremmo consentire all'intelligenza artificiale di prendere decisioni autonome? Ma io non le lascerei proprio prendere, perché ci sono già un paio di presidenti di stati importanti che hanno la valigetta che se la schiacciano non intervistano più nessuno. Penso che purtroppo accadrà, non nell'immediato ma tra un po' di non so se decenni o quanto tempo, anche se dal punto di vista più umano e relazionale mai potrà veramente sostituire quello che può fare un professore bravo. L'intelligenza artificiale ti spaventa? No. Perché? Non mi spaventa perché la vedo come un altro campo. Traduttore, ho provato a usarlo in certe occasioni, ma secondo me non è molto attendibile. L'intelligenza artificiale vi spaventa? No. No, non lo vedo come un competitor, ma come, sì, come un aiuto, come un supporto, direi. Sì. Pensa che l'intelligenza artificiale possa sostituire l'uomo? No. Come mai? Perché c'è cose che solo una persona può fare. L'uomo è fatto di cuore e cervello, quindi non penso. Quando tu dici professore, mi viene già da dire che già in alcune situazioni vengono già utilizzati metodi di intelligenza artificiale in medicina anche. Quindi sì, potenzialmente sì. Ti spaventa l'intelligenza artificiale? Spaventare no, però è come se avessimo già tutto fatto. Si perde quella soddisfazione di aver fatto le cose. Professoressa, lei insegna matematica. Secondo lei il mestiere del matematico ha ancora senso al giorno d'oggi oppure in futuro potrebbe estinguersi lasciando posto alla calcolatrice? Penso che bisogna fare una distinzione tra lavoro di matematica e lavoro di matematico. Nel senso che una calcolatrice è sicuramente più precisa per quanto riguarda il calcolo, le previsioni o anche l'esposizione di un matematico. Però se prendiamo un matematico insegnante, ritengo che il compito che non potrà mai essere svolto da un computer è la parte educativa che a livello umano una persona può dare e il computer ovviamente no.
Entrambi insegnate due lingue. Sì. Considerate Google Translate un buon strumento per gli studenti e in generale? Allora, per quanto mi riguarda, che insomma faccio parte delle nuove generazioni di insegnanti, posso dire di aver scoperto Google Translate, compiti di traduzione, soprattutto nei compiti domestici, e posso dire che gli informatici hanno implementato molto Google Translate. Dal primo anno, insomma, in cui potevo appurare certe cose, le funzioni erano più sgrammaticate, non seguiva funzioni grammaticali e le funzioni comunicative in maniera certosina. Adesso è stato sicuramente implementato, nel senso che le strutture sintattiche sono meglio organizzate e sicuramente più corrette. Utilizzare Google Translate penso che non sia proprio così immediato, così efficiente, proprio perché ci si disabitua ad utilizzare un vocabolario cartaceo, un dizionario cartaceo, e soprattutto Google Translate non presenta, come Reverso o altre applicazioni, i sinonimi, e questo è molto importante. Ecco, quindi penso che Google Translate non sia sufficiente per un'abilità traduttiva efficiente. Concordo con il professore. Io poi invece sono di vecchia data, quindi non sono di generazione digitale, diciamo, però ecco, Google Translator può essere un valido strumento per il comune turista che se ne va in giro, che non sa parlare una lingua e che comunque può sfruttare questo strumento per comunicare, questo è importante. Per voi ho sempre cercato di non abituarvi comunque ad usare questi strumenti, anche perché prima di tutto ci se ne accorge, perché noi tutti vi conosciamo, il vostro modo di parlare, di presentare, quindi non, a me non sfuggerebbe che, anzi mi accorgo subito se qualcuno cerca di non esprimersi come è solito esprimersi, e quindi entra quel fattore anche umano di conoscenza che è importantissimo, che non ci sarebbe solo se la macchina facesse tutto, e quindi secondo me deve ancora prevalere sia nell'apprendimento che nell'insegnamento delle lingue quello che è l'approccio che c'è sempre stato fino ad ora. Nell'interazione entra in gioco anche quello che è l'aspetto personale a livello anche di carattere. E soprattutto, ragazzi, capite bene, dovete capire che sbagliando si impara. Professoressa, noi abbiamo considerato che insegnare non si limita a un semplice passaggio di nozioni, ma è molto di più. Secondo lei un compito così complesso, con così tante sfaccettature, si potrebbe delegare a una macchina oppure no? Allora, hai detto bene che insegnare non è soltanto trasmettere nozioni, c'è il momento della lezione frontale, ma nella maggior parte dei casi non è questo. Insegnare vuol dire confrontarsi, affrontare questioni sulle quali ognuno dice la sua, l'insegnante espone quello che è magari il pensiero dell'autore, del filosofo, e i ragazzi creano una propria idea sulla questione affrontata, quindi si dialoga e ci si confronta, e a maggior ragione, visto questi presupposti, io credo proprio che non sia possibile sostituire nessuno con delle macchine, né l'insegnante né tantomeno i ragazzi. Bilancio date dopo questo esperimento? Sa, prof, l'esperienza mi ha fatto riflettere. Ho capito che andare a scuola non significa solo assorbire conoscenze, ma anche costruirsi come persona. Ho imparato che insegnare è un mestiere di relazione, non di distacco, e che quindi l'intelligenza artificiale potrà difficilmente prendere il posto degli insegnanti. Google Traduttore è un bellissimo strumento, ma funziona solo parzialmente, perché per quanto intelligente, la lingua è un meccanismo troppo difficile per un software. E così tutta l'intelligenza artificiale è una grande opportunità per tutti e anche uno strumento fondamentale per il progresso, però solo se subordinato all'uomo, perché vanno protette tutte quelle sfumature che ci fondano come persona e che non si possono insegnare alle macchine. Grazie ragazzi, perché è solo col contatto con tutti voi che la scuola è così bella.